Amiche e amici di Rossini TV, siamo nel bel mezzo delle giornate di Università Aperta 2024. Siamo a Urbino, di fronte al polo didattico Volponi, dove fra un po' si terrà la prima delle due giornate in presenza, nelle quali gli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado potranno scoprire tutto quello che li aspetta quando decideranno, se decideranno, di frequentare questa università. Andiamo insieme a conoscere i dettagli di questa giornata così importante per il futuro dei nostri studenti. Il magnifico rettore Giorgio Calcagnini ha appena concluso il suo intervento, che però in realtà l'ha definito lui stesso, è un saluto e un benvenuto a questa platea veramente così emozionante di potenziali futuri studenti. In effetti è vero, oggi sono 1100 studenti, un numero uno dei più alti che abbiamo avuto negli ultimi anni, quindi l'augurio è veramente di far capire loro il valore di studiare ad Urbino, sia per quello che riusciamo a dare noi come docenti, ma anche per i servizi che possono trovare e per il contesto diciamo cittadino, anche che permette loro di vivere al di là delle aule universitarie. Queste giornate sono precedute da degli incontri online, però lei ha tenuto a specificare che l'Università di Urbino è un'università in presenza. Non c'è niente come la presenza e non c'è niente come l'impatto con le strutture. Un'aula come questa sicuramente è un'aula emozionante per chi ci vive quasi quotidianamente, per cui per chi ci arriva per la prima volta sicuramente non può non fare un effetto molto forte, molto importante. In fondo questo è quello che viene proposto. Urbino, città campus, Urbino, un posto nel quale non solo studiare ma vivere. Sì, se uno pensa, noi cerchiamo di avere delle case, degli appartamenti belli, perché ci piace vivere in un posto dove ci sentiamo a nostro agio, con un equilibrio tra interiore con l'esteriore. Ecco, è vero quello che ha detto, nel senso che molti dei palazzi dell'università sono in parte palazzi storici e ristrutturati, oppure come questo, diciamo, il Palazzo Volponi, che invece era un orfanotrofio che era già ridotto a macerie prima della ristrutturazione, che De Carlo ha ricostruito con un'impronta invece contemporanea, non però dimenticandosi, ecco, di continuare a offrire una soluzione dove si sta bene, dove uno sta bene. Questo è uno dei palazzi che io a cui sono più affezionato, e quindi è vero, cioè che Urbino ha questa capacità di, sia per le strutture universitarie ma anche nel vivere ad Urbino, uno si trova in un ambiente che dove ritrova quelle proporzioni che sono state alla base del Rinascimento, di un equilibrio tra l'uomo e la scienza. E questo lo si trova camminando per le strade, per i vicoli di Urbino, per gli squarci. Un amico una volta mi faceva notare che da ogni punto del cammino all'interno di Urbino si vede sempre il cielo. Questo non è sempre comune, ci sono sempre questi squarci verso le colline oppure verso il mare, e credo che anche questo contribuisca al fatto che molti studenti da decenni decidono di scegliere Urbino come sede della loro formazione. Teoricamente, tecnicamente, un'iniziativa come Università Aperta 2024 potrebbe essere rubricata come attività di promozione. In realtà però si percepisce dal livello di partecipazione di tutti quelli che collaborano alla realizzazione, dalla stessa luce che si vede negli occhi di tutti quelli che parlano direttamente agli studenti, che è molto di più. È un po' come una festa nella quale si invita qualcuno a cui si tiene a casa propria a partecipare a un pomeriggio. In effetti è così, a me piace fare sempre riferimento a questo termine di comunità accademica, che è appunto nella quale sono inclusi i docenti, tutto il personale tecnico amministrativo e gli studenti ovviamente. Riguardo a docenti e personale tecnico amministrativo, c'è questa, si nota nei comportamenti delle persone o negli occhi, nello sguardo degli occhi
che c'è una si sentono parte di un progetto e per questo dedicano tutte le loro tempo, la passione, anche nella formazione continua, per poter poi diciamo offrire dei servizi che gli studenti percepiscono, ecco, questo amore nei confronti dell'Ateneo. E questo penso che sia la cosa più importante, perché un lavoro è un lavoro, però se un lavoro piace lo si fa meglio, e questo viene percepito anche da chi riceve i servizi. Siamo con Ivana Matteucci, delegata del rettore all'orientamento, per cui la persona giusta a cui chiedere il senso di una giornata come questa, una giornata così partecipata, con tanta bella luce negli occhi degli studenti. Sì, siamo veramente contenti perché gli studenti sono intervenuti numerosissimi e siamo convinti di poter fornire un contributo importante oggi per la scelta del loro futuro. Questa è un momento in cui gli studenti iniziano a programmare. Ecco, poi avremo altre occasioni di orientamento dopo Università Aperta, gli Open Day che si protrarranno per tutta la durata dell'estate, anche l'autunno, e poi stiamo andando anche nelle scuole agli Open Day che allestiscono le scuole stesse. Stiamo facendo dei corsi di orientamento con i finanziamenti PNRR nelle scuole, quindi abbiamo un contatto diretto con le scuole e con gli studenti, e di questo siamo molto orgogliosi, perché veramente pensiamo di poter fornire un contributo importante. Gli studenti, i giovani, hanno bisogno di guide, io credo, guide che non dicono loro che cosa devono fare, ma che forniscono gli stimoli adeguati perché, appunto, come dicevo, possano programmare, inserire nel loro progetto di vita l'università, perché l'università nel loro progetto di vita è importantissima, è un'esperienza che non può mancare, mi viene da dire, che non può mancare, perché è un'esperienza a tutto campo. Si cresce nella conoscenza, ma si cresce anche nelle relazioni, si cresce anche nei rapporti con gli altri, si cresce nell'acquisizione delle competenze trasversali. Si possono fare un insieme di esperienze che veramente fanno la differenza nella vita professionale, ma anche nella vita in generale e nel futuro di questi giovani. E quindi pensiamo di poter fornire in questa maniera tutto ciò che allo studente serve per poter realizzare il proprio futuro in questo mondo piccolo ma collegato con tutto il resto del mondo, perché l'università questo è. E noi stessi e tutti i nostri docenti siamo impegnati in questo lavoro che ci vede proiettati altrove, pur rimanendo qua in questo contesto particolare, e in contatto, in collegamento anche con, nella ricerca, nella didattica, altri centri di eccellenza che sono presenti nel mondo. Ecco, noi ci siamo. Per gli studenti, come diceva il rettore, noi ci siamo. Noi siamo qua, noi siamo presenti. E di questi tempi mi sembra che sia una cosa non di poco conto, tutt'altro. Simona Pigrucci, responsabile del servizio mobilità internazionale. In cosa consiste questo servizio dedicato agli studenti che oggi potenzialmente erano qua in tanti, e lo stesso magnifico rettore si augura di vederli poi anche come studenti effettivi, insomma? Allora, mobilità internazionale, soprattutto servizi Erasmus, quindi crediamo molto nell'internazionalizzazione delle carriere, quindi diamo la possibilità a tutti gli studenti e le studentesse di andare a fare un periodo di studio o di tirocinio all'estero. Quindi c'è tutto un ufficio con 4 persone dedicate, a loro volta ex studenti che hanno fatto questa esperienza, che supportano studentesse e studenti a intraprendere questa esperienza. Questo dal punto di vista amministrativo. Poi ovviamente ci sono tutti i docenti referenti che danno le indicazioni per arrivare alla laurea con un'esperienza europea o extraeuropea di apprendimento.
Questo si traduce non solo in esami e diciamo opportunità di studio diverse da quelle che offriamo, ma anche in esperienza, quindi esperienza di vivere all'estero, di relazionarsi con altri studenti e studentesse e quindi acquisire quelle che sono considerate le competenze trasversali di saper vivere e studiare in un mondo sempre più internazionale. Se volessimo trasformarlo in uno slogan, potremmo dire a questo punto che Urbino è una porta, diciamo, di passaggio sul mondo intero, per cui un motivo in più per prendere in considerazione l'idea di diventare studenti dell'Ateneo di Urbino è anche questa struttura che poi dà la possibilità di arrivare in ogni parte del mondo a completare e comunque integrare il loro progresso di studi. Però questa giornata ha anche questo obiettivo importante, quello di fargli capire qual è questa porta, di portarli qua fisicamente. Ci tengo a ribadire questo aspetto perché ovviamente siamo in mondi di comunicazione online, tutto si può sapere, tutto si può scoprire, ma sono convinto che poche cose funzionino dal punto di vista dell'emozione e della scelta come fisicamente andare a scoprire un posto. Sì, assolutamente. L'esperienza diretta è l'aspetto qualificante e non soltanto come studio, dicevo, ma anche proprio come tirocini eventuali ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi c'è l'opportunità di svolgere un tirocinio all'estero per aprirsi non soltanto allo studio, ma anche alle opportunità di lavoro sempre più internazionali. Urbino crede molto in questo e facciamo veramente tutto il possibile per offrire questa opportunità in modo concreto. Francesco Biagetti, referente dell'ufficio orientamento, ma soprattutto qua anche come coordinatore di tutto il movimento degli studenti, l'abbiamo visto prima anche un po' fare il butta dentro, dirigere il traffico. Insomma, una giornata importante nella quale la struttura viene invasa da studenti, ma dell'Ateneo, ed è un momento delicato, no? Certo, un momento molto delicato perché ecco, è una delle giornate principali di accoglienza delle future matricole degli studenti delle scuole superiori che decidono di intraprendere questo percorso. Noi come ufficio orientamento organizziamo e partecipiamo a diverse manifestazioni, ma questa è quella che proprio alla quale dedichiamo più tempo e perché appunto diamo la possibilità agli studenti di vivere una giornata e full immersion all'interno dell'università. E quindi ci sono tante cose da organizzare, prima di tutto trovare i ragazzi, quindi contattare le scuole per farli partecipare e poi tutti gli eventi che sono collegati a questa giornata, dall'offerta formativa, quindi organizzare tutti gli stand e per poi invece portarli anche a fare un giro del campus, perché organizziamo in questa mattinata anche un giro di tutte le sedi didattiche con dei nostri collaboratori che sono ragazzi tutor e quindi vedere proprio anche la realtà, toccare con mano le sedi, le facoltà e anche la città, perché in questo tour passeranno anche per il Palazzo Ducale, quindi vedranno anche, diciamo, anche i palazzi principali e i musei della città. In 20 anni sembrerebbe che tutto sia ormai diventato routine, ma in realtà è sempre nuovo, è sempre diverso, perché quello che cambia è l'elemento, i ragazzi sono sempre diversi, per cui anzi bisogna sfuggire all'idea di appoggiarsi sul già fatto considerandolo un problema risolto, no? Ogni volta c'è qualcosa di nuovo, sono proprio loro, sono i destinatari di quello che voi fate. Certo, ogni anno dobbiamo fare i conti con le generazioni che cambiano, con i sistemi di comunicazione che cambiano, sempre di più siamo coadiuvati anche dall'ufficio comunicazione in questo, sia per inviare le comunicazioni, per contattare le scuole e poi soprattutto anche la modalità con cui ci si approccia agli studenti. Ormai i ragazzi sono bombardati da mille realtà virtuali, dai cellulari, telefoni e quindi bisogna un po' adeguarsi anche a questo. Però poi alla fine quello che conta è la presenza, quindi i ragazzi vediamo che volentieri partecipano in presenza e comunque trovano soddisfazione soprattutto in questo, perché poi lo scambio fra persone è quello che secondo me conta sempre di più.
Valentina Mangani è stata la prima ad accoglierci oggi, era al desk informazioni e giustamente ci ha accolto come se fossimo studenti, anche se probabilmente l'aspetto dimostrava che non lo eravamo, perché lei si è occupata oggi in particolare di questo. Com'è questo momento di primo contatto? Arrivano, come sono? Sono timidi? Sono sfrontati? Qual è l'atteggiamento di questi studenti che arrivano comunque a scoprire qualcosa di cui sino ad oggi hanno solo sentito parlare? Allora, i ragazzi vanno sicuramente accolti con un sorriso, perché l'università, la parola università li mette un pochino in timore, e quindi dobbiamo sempre accoglierli come se fosse la situazione più tranquilla del mondo, e così accogliamo tutti, sia gli accompagnatori che gli studenti, che i professori che ci vengono a trovare di anno in anno, e quindi li ritroviamo molto volentieri, però ecco, intimoriti, però sempre pronti a scoprire il loro futuro insieme a noi, questo sempre. Il momento in cui finalmente arrivano è il punto d'arrivo di un lavoro preventivo enorme, per cui immagino che sia per voi appunto il traguardo, anche se poi è un traguardo che è il traguardo a metà, perché poi si ricomincia, è un traguardo che arriva a conclusione di tutto il lavoro preparatorio, ma poi è il traguardo di partenza di giornate come queste. Esatto, è un traguardo lavorativamente parlando, dal punto di vista organizzativo per gli Open Day, quindi università aperta, per noi è il lancio di quello che sarà poi in realtà il nostro futuro del prossimo anno accademico, quindi questo è un punto d'arrivo, ma è soprattutto un punto di inizio per quello che sarà il loro futuro, ma anche il nostro futuro. Quindi noi cerchiamo di portarli da noi per fargli capire come potrebbe essere il loro futuro in questa situazione, a Urbino, come città campus, alla nostra università. Per cui ecco, è difficile organizzarlo, ma in realtà poi è ancora più difficile mantenere la situazione attiva per tutto il resto dell'anno, che però facciamo, perché questi non sono gli unici Open Day dell'anno accademico. Questa è la prima occasione, ma successivamente nel mese di aprile-maggio ci sarà un altro appuntamento importante, che saranno gli Open Day online. In questo caso però coinvolgeremo sia i corsi delle triennali del ciclo unico, ma anche delle magistrali, perché vogliamo in qualche modo coinvolgere anche i ragazzi che hanno già concluso il primo ciclo di percorso e che vogliono invece continuare con la loro esperienza. E poi successivamente, con l'apertura delle immatricolazioni, quindi nel mese di luglio, faremo un altro ciclo di Open Day solamente in presenza, perché a quel punto i ragazzi saranno alla stretta della scelta e quindi volontariamente verranno a trovarci per insomma gli ultimi dettagli, e poi iscriversi e insomma cominciare la loro avventura con noi. Margherita Amatulli, referente per l'orientamento per lingue. Sì. La domanda mi viene così, è molto spontanea. Cosa succede adesso? I ragazzi sono venuti, li avete un po' istruiti, informati soprattutto, e adesso loro tornano a casa, e cosa succederà? Allora, io spero che abbiamo risvegliato prima di tutto in loro delle curiosità. Ci siamo presentati, abbiamo presentato la nostra offerta formativa. Questo è un momento di dialogo, un momento di confronto, un momento di crescita insieme. Noi torneremo a casa pensando come potevamo far meglio. Loro torneranno a casa pensando: possiamo forse dare il meglio di noi nella scuola di lingue di Urbino? Dopo il momento dei saluti istituzionali, dopo il momento delle parole, delle descrizioni, siamo entrati nel vivo. Adesso gli studenti sono nelle aule con i tutor, stanno entrando in contatto con quella che è la vera, la reale vita universitaria, per vedere se vorranno poi al momento giusto decidere di iscriversi e di diventare matricole dell'Ateneo di Urbino. L'abbiamo raccontato con le telecamere di Rossini TV.